Buongiorno Marta! No, non lo dovevo dire Marta, scusami, ho sbagliato! Marta, questo cabaret in testa non mi entra, facciamo qualche altra cosa, che ne so, una unboxing... Ma questo video ci serve, sennò cosa pubblichiamo? Ho capito Marta, ma non possiamo fare, che ne so, un unboxing? Prendi la bambola di là, no! Ma cos'è sto rumore? Marta, un rumore strano, molto strano! No Marta, se era un rumore così, sapevamo che cos'era, perché era qualcuno che bussava, ma è stato un rumore tipo... L'elicottero. Che l'elicottero, Marta? No. Io sto iniziando ad avere paura, perché non vai a vedere, mi dici... No, io devo fare le prove del cabaret, dai, vai tu... Ma tu, mamma, avevi detto che non lo volevi fare! Va bene, allora vai tu avanti però, tu avanti... No, è tutto buio. Un attimo, ma accendo la luce. Quelli che sono le scatole. Che cosa sono queste? Attenzione. Laboratorio dello slime del signoresse. Vuol dire che quel rumore era il signoresse che è venuto qui, non ci posso credere. Ha lasciato anche una lettera. Spero che sia andato via davvero. Ah, c'è anche una lettera. Cosa sono queste? Adesso vediamo un po'. Marta e Papi. Ah vabbè, ha detto prima Marta però. Per fortuna. Ha detto prima il tuo nome. Aspetta, metto comodo. Marta e Papi. Mettetevi alla prova con i miei laboratori di slime. Ecco, quindi questo è per me e quello è per te. Il giudice sarò io. Io devo essere. No, chi deve essere giudice? Il signoresse. Ah, perché lui ha scritto, quindi il giudice sarò io. Quindi riportate i barattoli con le vostre creazioni dove avete trovato le scatole. Quindi qua dobbiamo portare e signoresse firmato PS, il premio ve lo dico dopo. Allora c'è anche un premio, lo voglio fare, devo vincere, devo vincere io. Andiamo. Vai Marta, ci siamo. Ecco il mio laboratorio. Ah no, laboratorio del signoresse. Però Marta, io sono sicuro che adesso riuscirò a vincere io tranquillamente questa specie di challenge e ti farò vedere che il maestro degli slime sarò io e quindi il premio me lo becco io. Ma come no, adesso ti faccio vedere che sarà così. Vediamo cosa c'è prima di tutto in questa scatola. C'è un'antenna, ecco, questa l'antenna. Comunico con la signoressa. Poi abbiamo la bustina brilla al buio, un'altra. Ah, la polverina brilla al buio. Fluffy, un altro Fluffy. Abbiamo questo che è la parabolica. Lo metti qua. I tappi degli scatolini. L'avevo detto io per qui, comunichi così con questo con l'antenna e poi con signoresse. No, allora poi abbiamo i secchietti qua così, un altro secchiettino, un secchiettino, poi li chiamo secchiettini, perché secchietti, sei secchio piccolino. Poi abbiamo tutti gli slime, jelly slime, poi ecco qui, questo è il manico, è un bustone di palline, Marta, tutte queste palline, guardate qua, tutte palline del signoresse. Poi abbiamo il magazine e questo è importante perché qui ci sono le ricette, io farò... Farò un bellissimo jelly, non jelly, farò un, vediamo un po', lo slime che brilla buio, questo qua, quello bianco. Vediamo un po', tu farai il fluffy, allora inizio io così ti faccio vedere che è il più bravo al mondo a fare gli slime, sono io e anche il signoresse mi dà ragione, signoresse, dici che ha vinto Papi, signoresse, mi raccomando. Allora, prima di tutto prendere il secchietto, perché dico secchietto? Il bicchierino. Contenitore, quello là dove si può, ecco, girare così. Ecco, allora. Adesso prendo, c'è una bustina, dentro una bustina perché c'è anche la brillantina. Questa brilla al buio e ti farò vedere che riuscirò anche a fare questa che si illumina. Mettila nel bicchiere. Ecco. Oh, ho sentito uno sbuffo. Ecco. Facendo un disastro, right? Poi prendiamo questa qui che si illumina, ecco qui. Già si illumina. Già la apro già qua dentro perché altrimenti, come al solito, farò un macello anche con questa. La fragranza del signoresse. Senti.
fragranza del signoresse, 2 gol, 3 gol, 4 gol, 5 gol. No, questo non era previsto. 50 ml di acqua. 1, 2, 3, 4. Ma che conti? Vado. Oh, ma è viola! È quello del signoresse, allora verrò premiato. Verrò premiato sicuramente io. Signoresse, guardami! Guardami come faccio lo slime! Bene, e adesso con tutta la vorticosità, la velocità! Se ne frega Marta, io devo vincere la sfida, devo fare quello slime, devo riuscire, forza. Baby, mi ha dato un'altra lista. Ma non mi interessa, ma devo fare lo slime, deve riuscire, ce la devo fare. Ok, allora la leggo io. Ma fa quello che vuoi, io devo fare lo slime. Ecco il premio, il vincitore della sfida prenderà posto del dottor Maleficus nel mio vero laboratorio. Buona fortuna. Firmato signoresse. Papi, mi hai sentito cosa c'è scritto? Ma che se ne porta Marta, sto facendo lo slime. Devo vincere questa sfida, devo vincere. Vabbè, peggio per te. Peggio per me, che se ne frega. Ecco, dovrebbe essere pronto, ragazzi. Vediamo. Allora, vediamo un po'. Attenzione, tolgo questo e prendo questa cosa che è uscita, questa stecchetta di lui che è uscita dalla confezione. Faccio un po' così. Attenzione, ragazzi. Ecco il mio slime. Ci sono riuscito. Eccolo qua, ha funzionato perfettamente. Guardate che slime, ragazzi. No, è bellissimo, ce l'ho fatta, signoresse, guarda qui. Adesso questo lo metterò nella confezione. Anzi, dobbiamo vedere prima se al buio funziona. Adesso lo vedo. Mamma mia, si illumina in modo incredibile, ragazzi. Marta, guarda anche tu, guarda. Ce la posso fare a vincere io, ce la farò, guardate come slimizza bene. Allora mettiamolo qui perché dopo lo vado a mettere nella postazione e farlo vedere al signoresse. Sono troppo contento, che bello. Adesso tocca a me. Adesso tocca a te, vediamo cosa sai fare, Marta, dai. Apriamo la bustina del slime fluffy. Ah, tu fai il fluffy slime, fai. Brava Marta, vai. Ecco qua. Adesso mettiamo l'acqua. Non ce la potrà mai fare, io sono troppo forte. Direttamente l'acqua sta mettendo, secondo me ha sbagliato anche la ricetta. Sta venendo giallo. È giallo. Adesso vai Marta, tieni, mescolati tanto. Io sarò stato il più bravo del mondo. Signoresse, aspetta, mi sto arrivando da te per vincere questa sfida. Poi chissà cosa sarà, Marta, il premio, chissà cosa sarà. Qualcosa di bello, secondo me mi darà i lingotti d'oro. Non lo so, mi darà... Che mi può dare, signoresse? Mi regalerà un'astronave, non lo so. Vai, vediamo. Vedrò, che devo vedere? Devo prima vincere, ovviamente. Ce la farò, ce la farò. Giriamo. Ecco qua, adesso facciamo con la spatolina di sotto. Sì, fallo con la spatolina. Giriamo così. Il mio è migliore, Fammi metterci qua. È uscito, adesso metto un po' di palline. Mettici le palline dentro, dai, vediamo un po' questa schifezza che hai fatto. Perché il mio, signoresse, vedrà il mio e si innamorerà. Perché il mio si illumina al buio. Wow, ecco qua. Dai. Sono piena di palline colorate. Sì, sei pienissima, pienissima. Brava Marta, dai. Allora, grazie. È pronto il tuo slime? Mettilo nel tuo contenitore che andiamo a fare la consegna. Devo vincere, lo devo fare. Sei pronta? Possiamo andare? Vai, vado andare. Dai, vado avanti a consegnare perché io devo vincere. Sì, vado subito, vado. Io non ci voglio andare dal signoresse. Sono sicuro che vincerò io, signoresse. Lo metto al centro della croce. Ecco, Marta. Allora, mettilo lì. Tanto, adesso però ce ne andiamo perché non sia mai viene il signoresse e ci trova qui, spegniamo anche la luce. Lui fa tutto con calma, decide. Sì, e poi sì, magari ci fa sapere, che ne so, ci manda una letterina per dirci, ecco, il premio. Chissà cosa sarà questo premio, Marta. Io sono curiosissimo. Sì. Dai, andiamo. Spegniamo questa luce. Spegni tu la luce. No, questa luce, spegni.
consegna effettuata, cara Marta. E adesso dobbiamo solo aspettare l'esito della mia vittoria. Chissà come arriverà, forse via. Mentre aspettiamo, perché non proviamo il cabaret? Ah, il cabaret? No, Marta, ma non possiamo fare, che ne so, un altro video? No, non abbiamo un video. Ah, ok, perfetto, facciamo questo cabaret. Io entro e dico buongiorno. Sì. Tu come devi dire? Buongiorno, Marta. No, no, non devo dire buongiorno, Marta. Sbaglio cos'è sempre. Questo? Che dove è arrivato questa una lettera? Aspetta, signoresse! No, aspetta, signoresse ride, no, ma allora, bravo papi! Sei il vincitore, no, il vincitore sei tu, sono io! Ti aspetto sulla X! Signoresse, Marta, mi dispiace per te! Sei una ciofeca, sei una frana! Il più forte sono io! Adesso vado sulla X a prendermi il premio! Chissà cosa sarà! Sarà qualcosa di incredibile che tu non sognerai neanche! Vado subito, vengo! E vai, lo sapevo che aveva vinto lui. Poverino, speriamo che il signoresse non gli faccia male. Lo sapevo. Eccolo qua l'attestato di vittoria. Il signoresse ha scelto proprio me, perché sono il più bravo del mondo a fare gli slime. Lo sapevo. Adesso cosa mi porterà? Un clone di lui? Un clone di Sophie? Ecco, che ne so, adesso vedremo, scusate. Speriamo che adesso però mi lanci il regalo e non è che esci il signoresse da lì dentro, Mamma mia, che urla! Speriamo il signoresse non gli faccia troppo male. Vabbè, allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete con tutte le monete e al prossimo video. Ciao!